è stata avviata a seguito di una segnalazione giunta nel mese di maggio 2018 alla sala operativa della Questura di Caltanissetta sull'applicazione gratuita YouPol, gestita dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza e messa a disposizione dei cittadini per denunciare episodi di bullismo e di spaccio. L'indagine in merito ad una fiorente attività di spaccio di stupefacenti in via Abela a Gela, che ha permesso di attuare tre ordinanze per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti continuato in concorso. L'operazione denominata Supermarket è stata eseguita da personale del commissariato di Gela con il supporto delle unità cinofile dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania. L'esito delle indagini, protrattesi fino a novembre 2018, ha consentito di accertare come gli indagati con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, agendo in concorso tra loro dopo essersi approvvigionati di sostanza stupefacente in più circostanze distinte, detenevano hashish e marijuana per cederli in dosi a diversi assuntori. Gli arrestati si rifornivano principalmente a Vittoria, a Palermo e a Catania. Nel corso delle indagini sono stati eseguiti arresti e sequestri di stupefacenti. Nell'operazione sono stati denunciati 11 soggetti a vario titolo coinvolti, per tre dei quali tutti gelesi e con precedenti penali. Sono state ravvisate le esigenze cautelari. Sottoposto alla custodia cautelare in carcere Benito Peritore, di 43 anni, e agli arresti domiciliari Alberto Drogo, 34 anni, e Michael Caci, 19 anni. Durante l'esecuzione dei provvedimenti restrittivi sono state eseguite perquisizioni, rinvenuti e sequestrati 4,4 grammi di marijuana nelle disponibilità di Drogo e 2,96 grammi di hashish detenuti da Caci.